Buonasera, ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento per gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus in Trentino. Come sempre ci collegheremo con alcuni componenti della task force provinciale per offrire i dati, ma anche per sottolineare alcune misure di prudenza che sono davvero necessarie, sono indispensabili per cercare di frenare l'esplosione dell'epidemia. Vorrei pregare la regia di mandare in onda uno spezzone video che poi commenteremo assieme al Presidente Fugatti. Vediamolo insieme. Ecco, insomma, abbiamo visto una ripresa che riguarda un'attività che i vigili del fuoco volontari stanno effettuando nei centri del Trentino per offrire queste informazioni alla popolazione. Perché siamo arrivati a questo punto, Presidente Fugatti? Grazie, buonasera. Sì, abbiamo richiesto a tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari di uscire nei rispettivi territori con questo messaggio che è diretto alla popolazione. È un messaggio di sicurezza, un messaggio di protezione civile molto forte, un messaggio di allerta molto forte, un messaggio che dove si dice bisogna stare a casa. Facciamo questo perché dai territori ci giungono segnali quotidiani di gente che non rispetta queste regole, di gente che pensa che tanto la cosa capita agli altri e quindi non rispetta le regole e transige alle direttive che vengono date. Quindi abbiamo chiesto ai nostri vigili del fuoco di fare questi messaggi chiari alla popolazione, perché come abbiamo detto ieri, la situazione si sta aggravando. Ieri l'avevamo detto, i dati di ieri noi li consideravamo casuali, il fatto che ieri i dati fossero, diciamo, non così negativi, i dati di oggi sono fortemente negativi. I dati di oggi ci dicono che ci sono 151 contagi in più su tutto il territorio, che porta i contagi totali a 591. È una crescita importante, una crescita che ci aspettavamo, una crescita che ci attendiamo anche nei prossimi giorni, perché le misure restrittive, come abbiamo sempre detto, riteniamo che possano dare, se i trentini rispetteranno le regole, i propri risultati nel fine settimana, dal fine settimana in poi. In questi giorni la crescita che ci aspettavamo c'è, come quella di oggi, e quella che ci aspettiamo nei prossimi giorni. E crescita non vuol dire solo numero di contagi, vuol dire anche numero di decessi, perché questo è quello che ovviamente ci spaventa di più e ci fa più paura. Quindi dei 591 oggi contagiati, 383 hanno effettuato il tampone e 208 non hanno effettuato il tampone, per il solito motivo che abbiamo sempre spiegato, per cui noi riteniamo che se una persona è contagiata ed è stata tamponata ed ha vicino a sé una persona che ha comunque i sintomi dell'influenza, noi questa persona, senza fare il tampone, per una questione di circoscrivere il contagio, la consideriamo contagiata, cosa che non avviene in altri territori e che quindi dà l'importanza del numero crescente sul nostro territorio. Ma crediamo che alla fine questo modo di agire, secondo, diciamo, la parte scientifica, sarà quello che riuscirà il più possibile a tenere una situazione grave, perché di questo si tratta, comunque all'interno di confini predefiniti. Dopo i numeri li darà l'assessore Signana, zona per zona. Quello che mi sento di dire è che con questi numeri crescenti, ovviamente in alcune zone vediamo che ci sono i numeri che crescono, in alcune realtà
trentine. E quindi da parte nostra serve una forte attenzione verso queste realtà, verso questi territori. Questo è quello che stiamo facendo e questo è quello che stiamo portando avanti e lo faremo nelle prossime ore. Questi numeri stanno a significare, e noi non abbiamo dubbio che i trentini ci credano in questo, però stanno a significare che bisogna rispettare il più possibile le regole, che le regole basilari, le ripeto, perché c'è comunque gente che non lo ha capito, le regole basilari sono: si esce solo per questioni di lavoro, questioni legate alla salute e per questioni legate ad andare a fare la spesa. Questi sono i motivi per cui si può uscire di casa. Ma lo ripeto, non si va a fare la spesa tre volte al giorno. D'ora in poi è meglio andarci una o due volte alla settimana. Non serve neanche andare tutti i giorni a fare la spesa, perché non serve. E questa è una regola che va soprattutto sia a tutela del contagio, ma anche delle tante persone che lavorano oggi all'interno dei supermercati e che danno il loro spirito di comunità, lo mettono a disposizione di noi tutti. Quindi non dobbiamo eccedere nella confidenza dei nostri comportamenti. Bisogna rispettare le regole. Sappiamo che da parte del mondo della cooperazione c'è l'intenzione, per quanto riguarda i negozi alimentari, di procedere alla chiusura nei giorni domenicali questi a venire. Riteniamo che questa sia una scelta importante per due ordini di motivi. Il primo, perché probabilmente ormai l'afflusso nei negozi è controllato, non è che se chiudi la domenica c'è la ressa il sabato o il lunedì. Crediamo che ormai i cittadini abbiano capito che non c'è il problema dell'approvvigionamento alimentare, questo è un dato. E dopodiché crediamo sia giusto anche nei confronti dei dipendenti, che tanto stanno dando in questo momento. L'auspicio è che anche altre realtà legate al mondo alimentare, e sappiamo che questa è la discussione che c'è in corso, seguano questa modalità per provare a dire: la domenica i negozi sono chiusi, e sono chiusi per tutti auspicabilmente, poi è una scelta, come sapete, anche autonoma delle categorie, però l'auspicio, ritengo corretto, possa essere questo, vedendo ciò che sta facendo il mondo della cooperazione. L'invito ad andare, lo rifaccio, nei piccoli negozi che ci sono anche un valore della nostra comunità, perché abbiamo fatto tanto per tenerli aperti, la provincia ha fatto tanto per tenerli aperti, la cooperazione, e non solo loro, essa ha fatto tanto per tenerli aperti. Non fate 5 chilometri per andare a fare la spesa, non andate tre in macchina, non andate in due a fare la spesa, si va da soli. Abbiamo la fortuna, in tante realtà del Trentino, di avere questi negozi, andate in quelli lì vicino, che riscopriamo anche un senso di comunità, perché questo vuol dire anche avere un piccolo negozio. In banca non serve andare in banca tre volte alla settimana, ci telefonano i direttori di banca che la gente ormai non sa più dove andare, va in banca. Non si va in banca per niente, meglio se non ci si va in banca, altrimenti ci toccherà chiudere anche le banche, perché questo è quello di cui si sta parlando ora a livello nazionale. Se la gente non rispetta le regole, l'inasprimento delle chiusure sarà ancora più forte e riguarderà tutto ciò che è possibile chiudere. Ci vengono segnali che nei giardini la gente si ritrova, le famiglie si ritrovano, nei parchi. Chiuderemo anche i parchi se sarà così. Dovremo fare anche questo, perché se la gente non capisce dovremo fare anche questo. Noi crediamo però che i trentini abbiano, noi trentini abbiamo un forte senso civico, un forte senso del rispetto delle regole. Crediamo che quelli che non le rispettano li possiamo ancora convincere a rispettarle. Fatelo per voi stessi, perché i dati di oggi ci dicono che è vero, purtroppo, che le categorie più a rischio sono quelle anziane, perché questo è vero, ma lo abbiamo sempre detto noi. Noi abbiamo forte rispetto degli anziani. Ci sono anziani che hanno fatto molto di più del sottoscritto per questo Trentino e quindi non si meritano sicuramente di morire, sia chiaro. Però i dati di oggi ci dicono che ci sono anche giovani in terapia intensiva. Quindi lo dico alle tante mamme che devono avere anche, e i padri, che devono avere un senso, non devono pensare che tanto la gran parte sono anziani. Purtroppo è vero, ma i dati degli ultimi giorni ci dicono che ci sono anche giovani che vanno all'ospedale e che vengono contagiati
e che magari qualcuno va anche in terapia intensiva. Quindi attenzione, non riguarda solo gli anziani. Se qualcuno pensa tanto, vabbè, sono anziani, io credo che questo non lo pensi nessuno, ovviamente, però attenzioniamo, perché il percorso che abbiamo sotto gli occhi in questi momenti è anche questo. Voglio ringraziare tutte le imprese che si stanno adoperando per le donazioni che stanno facendo all'azienda sanitaria per l'acquisto del materiale, sono tante, faremo anche il giusto ringraziamento quando avremo tutti i dati sotto mano. Però credo che sia anche questo un bel esempio di spirito di solidarietà e di volontà di stare insieme per riuscire a passare questo momento critico. A livello nazionale si sta parlando di carcere per chi viola la quarantena. Noi abbiamo fatto un grande lavoro di contenimento e di ricerca delle persone collegate a chi è stato contagiato e lo abbiamo chiamati, gli abbiamo detto: lei deve stare in quarantena, lei non deve muoversi per 14 giorni, anche se non ha nessun sintomo, anche se diciamo non è malato, lei stia in quarantena. Bene, siccome qualcuno non rispetta le regole di stare in quarantena, il governo sta pensando di prevedere il carcere per chi è in quarantena. Quindi noi, uomo avvisato, mezzo salvato, si dice in Trentino, cioè non è che non lo sapete, il governo sta pensando del carcere per chi viola la quarantena. Tra l'altro, Presidente, è arrivato anche a livello nazionale un nuovo modulo, no? Per restringere ancora di più le maglie in termini di mobilità. Esatto, il nuovo modulo dice che chi è in quarantena devi autocertificare di non essere in quarantena, e se autocertifichi il falso, il governo sta pensando di prevedere il carcere per chi non ha rispettato questo dettame. Nel frattempo stanno arrivando già le prime domande dei colleghi giornalisti, e dovremmo ritornare sull'aspetto dei giovani che sono contagiati, però vorrei coinvolgere da subito l'assessore Segnana per offrire uno spaccato complessivo della situazione delle ultime 24 ore. Il Presidente ha già ricordato che abbiamo 151 casi in più. Entriamo nel dettaglio con l'assessore Segnana. Sì, buonasera a tutti. Io ci terrei, prima di dare i dati, di dare alcuni numeri anche che riguardano tutto quello che abbiamo attivato in questi giorni. Ieri abbiamo presentato l'applicazione, la web app di 3COVID per scaricare tutte le informazioni, tutti i dati, e alle 16 di oggi avevamo già raggiunto 50.424 accessi. Questo vuol dire che è un'applicazione che è stata elaborata e studiata dall'equipe di Trentino Salute 4.0 in pochissimi giorni, e che ha avuto un grandissimo successo da quando ieri pomeriggio l'abbiamo presentata durante la conferenza stampa. E quindi ringraziamo l'equipe, tutto lo staff di Trentino Salute 4.0 per aver fatto una tale applicazione in pochissimi giorni. Ricordo che è un'applicazione che non si trova al momento sullo store, ma si trova appunto sul sito 3covid.apss.tn.it. E qui si trovano tantissime informazioni anche proprio per combattere tutte le fake news che girano, e quindi ringraziamo veramente lo staff di Trentino Salute 4.0. Un altro ringraziamento, e anche altri numeri che vorrei dare, riguardano il servizio Resta a casa, passo io, un servizio che è partito dal Dipartimento delle Politiche Sociali in collaborazione con le comunità di valle e con tutti i comuni. Attualmente anche i vari comuni e le comunità di valle hanno dato un numero loro singolarmente, però ricordo il numero del Dipartimento delle Politiche Sociali, che è lo 0461 495244, e a questo numero dalle 8 alle 20 rispondono i dipendenti del Servizio Politiche Sociali dell'assessorato, che ringrazio per aver dato la loro disponibilità tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20 si alternano per rispondere a queste chiamate. Ad oggi, da quando lo abbiamo attivato, sono state prese in carico 225 richieste per la consegna di farmaci, per la consegna della spesa e anche come supporto psicologico. Tutto questo oltre appunto alle richieste che arrivano direttamente presso i comuni o le comunità di valle, che hanno attivato dei numeri loro per ogni zona. Un altro ringraziamento che mi sento di dare è anche verso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i quali hanno aderito a un progetto
di attivazione e sorveglianza del Covid-19. Tutti i medici e i pediatri segnaleranno al nostro Dipartimento di Prevenzione tutti i casi che ci sono di sindrome influenzale con sintomi quali tosse, febbre, congiuntivite, e queste persone verranno contattate direttamente dal Dipartimento di Prevenzione. Sicuramente un servizio in più da dare alla nostra comunità. Ringraziamo, e non ci stancheremo mai di farlo, tutti coloro che ogni giorno operano per dare un servizio a tutta la comunità, quindi anche tutti gli operatori dell'azienda sanitaria, dell'ufficio stampa della provincia, che quotidianamente ci permettono anche di fare questo servizio di videoconferenza per trasmettere appunto a tutta la comunità trentina queste informazioni, questi dati. Allora, Assessore, grazie. Per quanto riguarda la situazione comune per comune, riusciamo a approfondire nel corso del collegamento? Certo. Bene, allora, io vorrei coinvolgere a questo punto il dottor Bordon. Ci sono delle novità che in un certo senso danno anche la dimensione di quale imponente macchina organizzativa si sia messa in moto, sia da un punto di vista materiale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Di che cosa vogliamo parlare? Di attrezzature e di disponibilità di professionisti. Prego, dottor Bordon. Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio anch'io continui e generosi contributi di molti cittadini e imprese trentine che stanno versando soldi sul conto corrente appositamente dedicato, e noi ci stiamo impegnando al massimo delle forze per poter acquisire quelle tecnologie e quelle strumentazioni che possono implementare la nostra rete dei 316 letti che abbiamo messo a disposizione per combattere questa malattia. Abbiamo già detto di 620.000 euro già acquisiti e consegnati. Abbiamo ordinato e sono in consegna a pochissimi giorni altri 40 ventilatori per la rianimazione per un valore di oltre 1 milione di euro, 22 ventilatori NIV, non invasivi, 28 monitor, 10 letti di terapia intensiva e 7 ecografi portatili. Queste sono le attrezzature più significative per un piano complessivo di quasi 3 milioni di euro a potenziare tutta la nostra rete dell'offerta. Perché è importante, dal momento in cui, come abbiamo detto, noi mettiamo a disposizione 316 letti, di questi ieri ne avevamo occupati 101, oggi col crescere dei numeri sono già 132 i nostri letti occupati, quindi abbiamo aumentato di oltre 30 in un solo giorno e di 5 in terapia intensiva. Quindi dobbiamo, e abbiamo fatto bene, a fare un piano di implementazione della nostra offerta, perché come vedete la domanda è forte e noi dobbiamo essere pronti a garantire. Poi c'è l'arrivo di nuovi medici, questa è una cosa importante, ne abbiamo 6 in servizio già attualmente, 4 anestesisti e 2 medici internisti che vanno a completare la nostra offerta attuale. Ovviamente tutti quelli che daranno una disponibilità sanno chi contattare e possono prendere il servizio nelle sedi anche dove loro indicano preferenza. Bene, grazie dottor Bordon. Allora, se possiamo procedere in questo modo, darei delle risposte alle prime domande che stanno arrivando, altrimenti ne accumuliamo troppe. Allora, innanzitutto le prime domande riguardano i giovani. Come dicevo poco fa con il Presidente Fugatti che aveva fatto l'intervento, ci chiedono quanti sono i giovani che attualmente sono ricoverati in terapia intensiva, qual è l'età del paziente più giovane. Credo che sia opportuno dare anche questa informazione perché è un allarme che va sottolineato. Allora, non so se a questa domanda possono rispondere o il dottor Ferro o il dottor Bordon. Vi chiedo di avvicinarsi al microfono, grazie. I dati di oggi sono dati che danno un significato importante anche di alert per la popolazione giovane, in quanto abbiamo 5 nuovi casi in soggetti minorenni e purtroppo ne abbiamo uno del 2004 che è in non in terapia, diciamo, critico, però è in un momento, in una situazione in cui viene aiutato dall'ossigeno. Quindi questo ci induce a dare un messaggio importante, che è quello di controllare ovviamente i propri comportamenti anche per quanto alla popolazione
giovane e i minorenni. Grazie. Ecco, un'altra cosa, dottor Ferro, rimanga pure lì. Un collega ritiene utile, io condivido questa posizione, ritornare sulla virulenza di questo Covid-19. In particolare ripetere il tema della sopravvivenza del virus sulle superfici e la differenza tra ambiente al chiuso e all'aperto. Allora, un concetto importante è che il virus, questo virus, come una parte dei virus, vive solamente all'interno del corpo umano, fuori non sopravvive, quindi questa è l'importanza di esaurire il serbatoio. Mentre per altri virus, effettivamente, abbiamo dei serbatoi che possono essere serbatoi animali, e quindi è difficilissimo riuscire a eradicarlo. In questo caso, il virus fuori dal corpo umano vive solo poche ore e in alcuni testi hanno detto alcuni giorni. Comunque sicuramente l'impatto via aerea è un impatto immediato. E quindi per questo è così importante il fatto della separazione degli individui. Quindi se noi rimaniamo in casa, il virus fuori non sopravvive, cerca qualcuno a cui attaccarsi per poter sopravvivere. A un certo punto, se non ha più persone a cui attaccarsi, il virus muore. Quindi la questione del contagio è determinante per riuscire a uccidere il virus. Se tutti insieme impediamo il virus di trovare qualche altra persona, è chiaro che il virus muore e quindi libera il territorio. Sull'ambiente è chiaro che la via di trasmissione più importante è la via aerea. Sappiamo che la persona sintomatica, chiaramente, tossendo con la tosse tramite le goccioline, infetta gli altri, ma non solo, può infettare le carte, può infettare le superfici. Poi io tocco con le mani le superfici, le pongo alla bocca, e sappiamo che ogni ora 2-3 volte portiamo le mani alla bocca, e quindi questo provoca l'infezione da contatto, come abbiamo verificato in. E quindi queste sono le due modalità più importanti, per cui il lavaggio delle mani diventa fondamentale. Il fatto di tossire o comunque respirare, il famoso metro, che però diventa rilevante per quanto riguarda una respirazione normale. Ed ecco come il fatto di rimanere all'interno di ambienti chiusi è molto più rischioso rispetto a quello del fatto di essere all'aria aperta, ed è il motivo per cui diciamo sempre: se potete, tenete anche negli ambienti chiusi le finestre aperte, in modo che ci sia circolazione d'aria. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. È difficile dare una risposta a questa domanda, ma una collega mi chiede se, visto che le categorie esposte sono diverse, ma tra queste ci sono anche quelle dei commessi e delle commesse, ci siamo imbattuti in casi che riguardano queste categorie professionali. Non abbiamo un segnale in questo caso di un aumento di contatti su queste categorie, come ad esempio la categoria dei farmacisti o anche la categoria degli operatori sanitari. Di solito tutti i contatti sono contatti non protetti, avvenuti con persone di cui non si sapeva la contagiosità. Purtroppo è ormai acclarato che anche le persone asintomatiche possono comunque trasmettere il virus, e quindi quello che è rilevante per ciascuno di noi è rispettare le regole molto precise che sono state date dall'OMS, dallo Stato italiano e poi molto precisamente dal Trentino. Molto bene, grazie. Allora, intanto siamo in grado con l'assessore Segnana di fare un'analisi più in dettaglio della situazione del contagio comune per comune. Allora, diamo il microfono all'assessore Segnana, prego. Sì, grazie. Allora, ad oggi abbiamo 151 casi in più per un totale di 591. Dei 591 ne abbiamo 383 a cui è stato fatto il tampone e 208 a cui non è stato fatto il tampone, ma che sono riconducibili a persone con il Covid. Quindi attualmente abbiamo 333 persone a domicilio, 112 in RSA, 94 presso il reparto delle malattie infettive, 13 presso il reparto di alta intensità, 22 in terapia intensiva, 10 persone sono guarite e per il momento siamo a 7 deceduti come ieri.
do i nuovi dati dei comuni. Presso il comune di Ala abbiamo un dato in più, quindi per un totale di 2. Ad Aldeno abbiamo un nuovo caso per un totale di 4. Altopiano della Vigolana, 3 casi in più, totale 4. Ad Arco, 28 in più, totale 74. A Baselga, un caso in più, per un totale di 2. A Boccenago, un caso in più, per un totale di 3. A Borgo Chiese, un caso in più, totale 20. Brentonico, un caso in più, per un totale di 6. Caderzone, 1, e siamo fermi a 1. Cagliano, un caso in più, per un totale di 3. Campitello di Fassa, 2 in più, totale 8. Campodenno, un caso in più, per un totale di 2. Canazzei, 2 in più, totale 21. Castello Mulina di Fiemme, un caso in più, totale 8. Cavalese, 4 in più, totale 8. Cavareno, 1. Cavedago, 4, per un totale di 5. Cavedine, 1, totale 2. Accis, 1, per un totale di 4. Accommezzadura, 1, per un totale di 8. Dro, 1, totale 7. Fierozzo, 1. Folgaria, 2. Ledro, 7, per un totale di 44. A Malè abbiamo 2 casi in più, per un totale di 3. Mazzin, 2. Mezzana, 1 in più, totale 2. Mezzo Lombardo, 1, totale 4. Mori, 1, totale 2. Pergine Valsugana, 11 in più, siamo un totale di 40. Pieve di Bonoprezzo, 6, per un totale di 14. Pinzolo, 3, totale 7. A Predaia, 1 in più, totale 4. Predazzo, 1, per un totale di 3. Riva del Garda, 3, con un totale di 8. Rovereto, 3 casi in più, per un totale di 9. San Gian Fassa, 2 in più, totale 10. San Zeno, 1 in più, totale 2. Sella Giudicarie, 1 in più, totale 5. Sfruz, 1 in più, totale 2. Soraga di Fassa, 1, per un totale di 3. Spiazzo, ne abbiamo 2. Stenico, 1 in più, per un totale di 2. Storo, più 2, per un totale di 9. Astrembo, un caso. Tione di Trento, 3, per un totale di 6. A Ton, 1. A Trento ne abbiamo 22 in più, per un totale di 106. A Vermiglio, un caso in più, totale 17. Ville di Fiemme, 5 in più, totale 10. E Vigo di Fassa, ne abbiamo 1. Per un totale quindi di 591 in tutto, 151 oggi. Grazie. Grazie all'assessore Stefania Segnana. Adesso coinvolgiamo il dottor Enrico Nava. Facciamo il punto con lui sulla situazione delle RSA. In particolare gli rivolgiamo un paio di domande che arrivano dai colleghi. L'Adige di Riva, ad esempio, vuol sapere ancora sui 3 focolai altogardesani, con la distinzione tra ospiti e operatori positivi. All'Eremo, secondo le loro fonti, risulterebbero altri 10 operatori positivi tra ieri e oggi. Vediamo appunto di confermare o smentire questa notizia. Poi chiedono novità su Villa Regina, non ci sono notizie recenti su questo presidio, e alla situazione della casa di riposo di Bezzecca. Bene, beh, per quello che riguarda i 2 grandi focolai, diciamo, ospedalieri, i dati che arrivano sono dati sostanzialmente attesi. Si stanno concludendo, tra ieri e stanotte si è conclusa un enorme gruppo, insomma, di campioni che sono stati lavorati in ospedale, e quindi i casi sono aumentati sicuramente di un po' più di una decina all'Eremo, mentre la situazione sul Villa Regina è abbastanza stabile. Però appunto, ecco, come dico, sono casi, ecco, attesi, e non sono nuovi casi, diciamo, clinici rispetto a quelli già conosciuti.
Viceversa, per quello che riguarda la situazione delle RSA, per lo stesso motivo di cui ho detto prima, anche qui registriamo un incremento di 7 casi nella RSA di Pergine, ma anche questi si riferiscono a situazioni già note di pazienti e che hanno avuto la risposta positiva questa notte. Altrimenti registreremo soltanto i due unici casi relativi alle strutture di RSA di Arco e di Riva del Garda con un solo caso. Quindi la situazione, diciamo, di questa giornata è una situazione per le RSA abbastanza positiva, però abbiamo ancora in corso dei test e quindi domani avremo sicuramente un aggiornamento in questo senso. Bene, grazie. Vediamo se arrivano altre domande sul fronte delle RSA. Sposto però il focus sulla questione dei medici. Credo che il dottor Bordone in questo senso sia indispensabile. La domanda è la seguente. Dunque, a parte che chiedono anche una specifica sui minorenni, i colleghi vogliono sapere se sono correlati tra di loro i casi di cui abbiamo parlato poco fa, e se i 5 minorenni che sono stati citati poco fa sono positivi oppure tutti in terapia intensiva. Lo specifichiamo questo? Allora, per quanto riguarda i minorenni non mi risulta una correlazione, e diciamo in terapia intensiva è uno solo. Ok, l'altra domanda invece, il governo ha deciso di dare la possibilità ai laureati in medicina di lavorare senza l'esame di abilitazione. Si farà ricorso a loro e quanti sono i medici trentini che in questo modo sono recuperabili? Allora, sul numero esatto non lo so, però chiaramente non facciamo i difficili, chiunque di buona volontà vuole venire troverà le porte aperte, quindi noi accoglieremo anche quelli che in assenza di specialità, quindi possono darci una mano sul territorio, in particolar modo possono fare il medico di continuità assistenziale, quindi la guardia medica, delle sostituzioni dei medici di medicina generale laddove ci sono delle zone carenti a cui non rispondono i medici preposti. Quindi la possibilità di dare un aiuto concreto c'è per tutti e noi confidiamo anche in queste risorse, a maggior ragione se sono giovani di qua che vogliono inserirsi e utilizzare anche questa opportunità che viene data loro per fare un'esperienza importante, magari affiancando colleghi più esperti. Chiedono ancora situazione Primiero, in particolare notizie dall'ospedale di Feltre. Ma noi siamo in contatto giornaliero con i colleghi, in particolare con il mio collega direttore generale dell'azienda 1 di Belluno. Al momento hanno interrotto l'accettazione dei ricoveri programmati, quindi anche loro si concentrano sulle emergenze, per cui il flusso dei ricoveri programmati dei trentini del Primiero che andavano a Feltre si è interrotto e risulta ancora il caso di quell'unico caso positivo di una persona che era stata dimessa dalla geriatria. Adesso ci spostiamo a Levico invece. Un collega chiede se esiste un collegamento familiare tra le persone che ad oggi risultano contagiate. Non ho notizie di questo, c'è in corso un'indagine epidemiologica, probabilmente domani sapremo di più. Adesso apriamo sempre per una domanda che arriva da Levico, un tema che però riguarda un po' tutti, cioè nel caso in specie qui ci sono i medici di base che dicono che i dispositivi di protezione individuale sono carenti, sono costretti a fare visite domiciliari a pazienti che hanno sintomi di gravi patologie respiratorie, devono mettere la stessa mascherina monouso per più giorni, insomma quando arriveranno quelle nuove? La situazione è difficile per tutti, per la nostra azienda come per tutte le aziende in giro per l'Italia, se basta, se non per l'Europa. Noi abbiamo delle scorte limitate come tutti, cerchiamo di darci delle priorità, ovviamente l'indicazione che abbiamo dato in azienda è di tutelare al massimo i dipendenti che sono a contatto diretto con dei casi da gestire, quindi evidentemente le protezioni di tutto il personale di quei 316 posti che abbiamo messo in pista devono essere garantiti nella massima sicurezza, così come per tutti i più grandi operatori che l'azienda ha. In medici di medicina generale noi abbiamo fatto una fornitura quando è iniziato il problema dell'epidemia, ci rendiamo conto che tutti vorrebbero più protezione, più mascherine, noi cerchiamo di far fronte con quello che abbiamo e contiamo anche sull'aiuto della protezione civile che
ci si sta dando da fare, si sta veramente adoperando per cercare di risolvere un problema che non è solo della nostra azienda ed è complicato per il fatto che i maggiori produttori mondiali di questi dispositivi stanno in Asia e ci sono difficoltà a far arrivare materiali già ordinati a noi e nel nostro paese. Dobbiamo ritornare su Feltre perché un collega vuole una precisazione. Dice la zona resta con pochi casi, uno a Canal San Bovo, è un dato che confermiamo, è sì, corretto? Confermiamo. Oppure i casi vengono registrati a Feltre? No, allora, nel collegamento di collaborazione che abbiamo tra noi e Feltre, qualora ci fosse un cittadino trentino che è stato tamponato e quindi refertato da loro, ce lo comunicano. Oggi il principale sindacato degli infermieri in un comunicato chiede di sapere quanti sono infermieri e medici contagiati. Più i sindacati degli infermieri fanno sapere che il personale comincia ad avere paura e che non considera appropriati i dispositivi. Vogliamo dare un messaggio? Ma noi crediamo che lavorare in un'organizzazione sanitaria dia più tutele di altri. La possibilità del contagio esiste diciamo in maniera percentuale, può esistere in tutti i soggetti e in tutti i luoghi di lavoro. Riteniamo che il nostro luogo di lavoro sia sicuro, premesso che poi tutti i dipendenti fanno anche una vita normale, vanno a casa e quindi frequentano luoghi di vita ed è possibile, o frequentavano quando era possibile farlo, che qualcuno possa essersi anche contagiato all'esterno dell'azienda. Per ora su 8.200 dipendenti noi abbiamo dei casi veramente, veramente limitati di persone coinvolte. Ce ne aspettiamo anche qui in crescita, è una delle ipotesi organizzative che alcuni di noi, dei nostri collaboratori, possono essere contagiati, dobbiamo prepararci a gestire l'organizzazione con meno personale sanitario, cosa che sta succedendo purtroppo in maniera molto drammatica per le dimensioni in sistemi come quello della Lombardia. Ci chiedono anche notizie sul uomo di 43 anni che è in terapia intensiva. È stabile, mi risulta stabile rispetto alle condizioni di ieri. L'elemento che ci preoccupa è la crescita dei posti di terapia intensiva, cioè i pazienti tra ieri e oggi sono 5 in più nei letti di nostra terapia intensiva e 32 in più nei letti complessivi per la gestione Covid. Fermo restando che la maggior parte dei nostri malati positivi e quelli anche lievemente sintomatici sono a domicilio. Ecco, poi dovevamo ritornare su un argomento già affrontato in precedenti collegamenti sul Pinzolo, no? Sul caso di Pinzolo. Vogliamo spiegarlo meglio? Ma il caso di Pinzolo è rimasto unico, fortunatamente. Si tratta di un decesso di una persona che comunque aveva un suo quadro patologico complesso. In RSA? In o... RSA, sì. Quindi questo penso sia abbastanza chiaro adesso. Sì. Volevo coinvolgere, grazie dottor Bordon, il presidente Fugatti, cambiando un attimino il taglio delle domande che finora sono state prevalentemente sul tema sanitario, per ritornare sul tema delle seconde case. Da un punto di vista economico, chiede un collega, a suo avviso il governo sta stanziando il giusto per far fronte alla catastrofe economica? Sono due domande in un unico messaggio. Sulle seconde case abbiamo richiesto anche stamattina al governo un intervento, c'è un impegno di farlo, quindi attendiamo nelle prossime ore. E sul tema del contributo economico da parte del governo riteniamo che questo sia un primo passo che può fare aver fatto il governo, dopodiché chiaramente con la situazione che va avanti di questa crisi si capirà quanto il governo dovrà fare ancora di più, perché è chiaro che lo riteniamo un primo intervento. Bene, adesso volevo con l'aiuto del dottor Ruscitti ritornare sul tema dell'igienizzazione, perché l'Istituto Superiore di Sanità ha diramato un documento particolarmente interessante, ce lo facciamo spiegare da lui. Sì, l'Istituto ha recepito delle norme che vengono direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fondamentalmente si ribadisce che l'unico contatto, come diceva il collega Ferro, è tramite le goccioline. Le goccioline possono essere trasmesse chiaramente tramite un colpo di tosse, tramite uno starnuto, ma anche essere poste sopra un oggetto che è stato contaminato e che per un certo periodo di tempo può essere a sua volta tramite le mani oggetto di infezione.
Non si parla quindi di aria condizionata, non si parla di ventilatori, non si parla di altro. Non sono questi che distribuiscono il virus. Siamo sempre noi che con un comportamento scorretto, perché starnutiamo senza metterci la mano, il fazzoletto, il gomito davanti al naso e alla bocca, oppure perché non prendiamo protezioni, a contaminare delle cose che poi sono a nostra volta usate in maniera scorretta tramite le mani. Bisogna assolutamente evitare quindi di fare queste cose che diceva Ferro, cioè utilizzare le nostre mani senza averle lavate prima è un pericolo che aumenta la possibilità di contagio. Ecco, se i collaboratori tecnici riescono a mandare in visione una fotografia, vorremmo commentarla assieme a lei, no? A proposito di comportamenti. Sì, stiamo notando, come diceva il Presidente prima, che anche in spazi privati le persone non stanno rispettando le regole della distanza. La fotografia che state mostrando vede alcune mamme che sono una accanto all'altra, distese a prendere il sole, con i bambini che giocano, e a poca distanza c'è una signora anziana, anche lei, che è su una seggiolina che prende il sole. Esattamente una situazione di contagio possibile per tutti, per le mamme che sono troppo vicine, per i bambini che sono troppo vicini all'anziana e che si stanno scambiando giocattoli e altre attività che chiaramente consentono una contaminazione. Sono comportamenti che vanno assolutamente evitati. Come va assolutamente evitato l'uso della bicicletta? Ancora oggi noi vediamo troppe persone in Trentino che non usano la bici per motivi di lavoro ma per diporto, e anche ancora troppe persone che corrono per motivi igienici ma che si spostano lontano dalla propria abitazione potendo causare un contagio. E concludo, ancora oggi troppe persone camminano vicine, a volte anche abbracciati. Capisco che siamo un popolo di sentimentali e che ci vogliamo bene, ma in questo momento dobbiamo essere algidi come gli inglesi. Grazie dottor Ruscitti. Adesso diamo il benvenuto alla dottoressa Silva Franchini, che è responsabile della promozione e salute dell'azienda sanitaria, perché in questo periodo è particolarmente utile anche divulgare delle informazioni rivolte alla popolazione anziana. Sentiamo che cosa ha da dirci. Sì, in questo momento particolare attenzione la rivolgiamo proprio alla popolazione anziana. È un momento difficile, un momento che richiede impegno e responsabilità di tutti. A loro in particolar modo chiediamo di rimanere a casa. Questo ormai è l'assioma che diamo a tutti quelli che possono assolutamente e devono rimanerci proprio per proteggere se stessi e proteggere gli altri. Per gli anziani questo è davvero un obbligo. E anche nel ricevere le visite devono essere strettamente per necessità assistenziali. Ecco, questo rimanere a casa però comprendiamo bene che possa comportare anche una solitudine, una difficoltà. E per questo li invitiamo anche, nel limite del possibile, a mantenersi attivi, ovvero sia a contrastare la solitudine cercando di contattarsi anche telefonicamente con parenti, amici, a darsi alla lettura, all'ascolto della buona musica, ovvero sia cercare di occupare il tempo per contrastare quegli elementi che potrebbero danneggiare la salute, perché è nostra cura la loro salute sia fisica che psicologica. E anche per quanto riguarda la salute fisica, l'attenzione è quella di cercare anche qui in casa di fare dei piccoli movimenti, di camminare, di fare dei piccoli esercizi. E nei prossimi giorni ci organizzeremo proprio anche per sostenerli. Abbiamo delle collaborazioni con la provincia, con l'Unione Sport per Tutti, attraverso anche il circuito delle TV locali, proprio per accompagnarli nel vivere nella giornata e cercare anche di occupare lo spazio insieme a loro per sostenerli, proprio perché la sedentarietà è uno degli elementi che dobbiamo contrastare, perché accompagnano poi l'insorgenza delle patologie croniche. Noi vogliamo proteggere i nostri anziani in questo momento, quindi è essenziale mantenere le misure di distanziamento sociale e nel contempo però chiediamo loro di occupare lo spazio cercando proprio di avere cura di sé. E in questo senso chiediamo un impegno ai familiari però. Un impegno ai familiari che devono cercare di mantenere questa relazione anche emotiva, cercare di telefonare loro ogni giorno, di occuparsi di loro anche nel fare la spesa e quando non si ha però la possibilità
da parte dei familiari di procurare i farmaci o spese ai propri anziani, ecco che esiste il numero provinciale a cui già ha fatto riferimento il nostro assessore, che è un numero importante in cui abbiamo convogliato anche la possibilità di avere l'accesso anche per un supporto psicologico, e cercheremo anche nei prossimi giorni anche forse per un accesso anche a un supporto proprio anche al movimento, grazie alla collaborazione di professionisti che sono rientrati in azienda sanitaria. Questo l'abbiamo sintetizzato un po' in un decalogo che stiamo definendolo con anche l'ufficio stampa della provincia e che nei prossimi giorni divulgheremo proprio all'interno di quello che è un impegno di tutti, che ci vede protagonisti. E anche i familiari, quando poi necessariamente devono venire a contatto con i nostri anziani in casa, è bene che rispettino delle regole anche di buon senso, ma che in questo contesto rinforziamo, ovvero sia visite molto ristrette, senza essere accompagnati dai nipoti. Appena si entra in casa è buona norma anche semplicemente togliersi le scarpe, lavarsi le mani e mantenere le distanze dai nostri anziani. Ecco, questo in generale è un po' il contenuto di quello che andremo a ribadire adesso attraverso il nostro decalogo. Grazie dottoressa Franchini. Allora insisteremo su queste comunicazioni anche nei prossimi giorni. Dobbiamo ritornare, a proposito di anziani, a precisare il numero che riguarda le RSA, perché qualche collega mi chiedeva ulteriori chiarimenti. Quindi di nuovo con il dottor Nava ripetiamo le cifre aggiornate ad oggi. Allora, certo, allora ieri i casi erano 58, oggi i casi ufficiali diventano 67, quindi 9 più di ieri. Di questi, come ho detto prima, 7 sono registrati nella RSA di Pergine Valsugana e, come ho detto, sono casi il cui referto è arrivato oggi, ma malati dalla settimana scorsa, e più 2 altri casi nelle RSA di Riva del Garda e di Arco. Grazie. Allora, nel frattempo ne arrivano tante domande, anche se non riusciremo a rispondere a tutte, temo. Abbiamo verificato una situazione dei Vigili del Fuoco di Vermiglio, la Protezione Civile non risulta a quarantena, questo lo specifichiamo. Poi ci chiedono dei colleghi di ripetere la situazione dei decessi. L'assessore Segnana ha detto che non ce ne sono di nuovi, d'accordo, quindi rimangono alle ore 14 di oggi, questa è la situazione. Ci sono anche delle domande di carattere medico, vedo se il dottor Ferro ci può raggiungere. Dottor Ferro, la domanda è questa: se ci sono sintomi anche lievi in un familiare ma non è ancora stata fatta la visita, la visita in particolare l'esame con il tampone, il coniuge può andare al lavoro? Assolutamente no, per esperienza abbiamo visto che qualora compaiono dei sintomi lievi, influenzali, nei giorni successivi possono rapidamente aumentare febbre, tosse e altro, quindi da un punto di vista di sanità pubblica bisogna subito mettersi in casa, rispettare la quarantena, segnalare al Dipartimento di Prevenzione questo problema, verrà fatto un tampone oppure si deciderà di mettere in quarantena direttamente, poi stringendo quindi le maglie attorno al virus come spiegato in precedenza. I colleghi chiedono anche di sapere qualcosa di più sui giovani di cui abbiamo dato notizia poco fa, e spiegare se avevano delle patologie. Allora, in questo momento chiaramente non abbiamo la storia clinica di questi soggetti, però un messaggio importante è che sicuramente le persone immunodepresse o che hanno delle patologie sono molto più a rischio rispetto alla popolazione generale. Stiamo predisponendo insieme ai colleghi, alla dottoressa Franchin che mi ha preceduto, proprio una nota del Dipartimento che raggiungerà circa 25.000 persone con patologie riconosciute dai nostri archivi, per stressare l'importanza per queste persone di seguire in maniera molto ferrea le indicazioni di buon comportamento, le norme, il rispetto, l'attenzione, perché chiaramente queste persone sono da considerarsi particolarmente fragili, quindi necessitano di una maggior attenzione comportamentale.
Ecco, riusciamo, sarebbe più una domanda dal dottor Bordon, ma non c'è in questo momento, riusciamo con lei a precisare in rianimazione quanti posti ci sono liberi per le emergenze? I dati li ha dati il dottor Bordon, non ho il numero preciso, so che ne abbiamo in allestimento, comunque in questo momento abbiamo ancora una buona capacità di risposta in termini di posti letto disponibili. Si spera che tutte le azioni che abbiamo messo in atto riducano nei prossimi giorni l'arrivo di queste persone con criticità, ma è normale che se aumentano e non riusciamo a fermare il numero di soggetti contagiati, è gioco forza, come nelle altre regioni, aumentare in modo considerevole il numero di soggetti che necessitano di terapia intensiva e quindi anche i decessi. Grazie dottor Ferro. Allora concludiamo, un'ultima domanda per il presidente Fugatti, più che una domanda è una segnalazione di una collega che dice che a Pinzolo sono stati segnalati arrivi di decine di persone, presumo quindi arrivi di turisti, sono stati avvisati i carabinieri, c'è un commento da fare a questo proposito o meglio rinnoviamo la raccomandazione già fatta precedentemente? Beh, credo che quelle domande che vengono fatte testimonino la preoccupazione che arriva, perché altrimenti queste domande non sarebbero fatte. Quindi da parte nostra, ripeto, c'è la volontà di attendere questo intervento governativo, per cui le persone che sono residenti in un posto rimangono residenti in questa fase in quel posto, ma non perché si vuole mettere in atto azioni pesanti, ma perché crediamo che se oggi c'è una norma, c'è una direttiva nazionale che dice che ci si muove solo per lavoro, salute o per andare a fare la spesa, è chiaro, andare in villeggiatura riteniamo non sia la stessa cosa. Bene, grazie Presidente, concludiamo qui questo collegamento, vi invito a rimanere ancora un minuto. Vi faccio leggere alcuni messaggi. Prego. Che mi arrivano da chi lavora, diciamo, in prima linea, e credo che sia emblematico. Questa mattina a Pergine, quindi messaggi che arrivano dal sottoscritto, persone che magari non conosco, e no, non le conosco. Questa mattina a Pergine, sia davanti alla chiesa dei Frati che vicino alla posta, ci sono molti, molti anziani a passeggio, anche a braccetto, con cane o senza, che chiacchierano tra di loro indisturbati, come se fosse nulla. Sembra una giornata normale. Chi lavora nei negozi? Abbiamo la paura di tornare a casa e ammalare i nostri cari perché la gente non ha nessun rispetto dello stare a casa, non ha rispetto del metro di distanza, nonostante i continui annunci. C'è molta gente che gira anche a piedi e si sentono autorizzati a fare giri a vuoto nel negozio, queste sono persone che lavorano nel negozio, quindi sono in prima linea, anche più volte al giorno e più volte la settimana. Presidente, le scrivo perché sono stremata, le scrivo perché lavoro con altre mie colleghe in un negozio dove non vendono alimentari, vendono altre cose, profumeria e igiene per la casa. Le scrivo perché sono giorni che la gente di ogni valle si reca da noi per comprare profumi, trucchi, eccetera. Direi che non serve venire più volte, non sono beni necessari. Buonasera Presidente, faccia qualcosa per noi commessi. Mi creda, c'è troppa gente a far la spesa e se ne fregano di tutto e di tutti. Vengono con bambini a far la spesa e tutta la famiglia. Ci sono persone anziane che vengono tutti i giorni. Anche oggi, domenica, non è possibile tutta questa gente a far la spesa. Io ho paura ma vado al lavoro perché è un mio dovere. Ho una bimba a casa e una mamma da accudire. Io credo che questi siano messaggi che vanno rivolti all'attenzione delle persone, per queste persone che lavorano in prima linea, perché questi comportamenti poi mettono in difficoltà anche le altre persone che lavorano in trincea, che sono i medici, gli infermieri, chi lavora negli ospedali, perché i comportamenti irresponsabili, che sono questi che abbiamo sentito, poi vanno ad accumularsi nelle difficoltà che ci sono oggi all'interno degli ospedali, dei nostri medici, infermieri, tutte le categorie sanitarie che sono in prima linea. Quindi seguiamo le regole, restiamo a casa, facciamo un sacrificio perché ne va del futuro del nostro Trentino. Bene, allora con quest'ultimo appello mi sono dimenticato una cosa però importante, perché vedo il dottor Andreatta, un ultimo accenno sulla parte della mobilità, se ce lo date telegraficamente mi scuso ma ho perso anch'io il filo della scaletta.
Sì, solo brevissimamente, gli appelli accurati del Presidente in questi giorni, noi vediamo che un po' di effetto lo hanno avuto, nel senso che l'autostazione effettivamente ha avuto un dimezzamento dei già pochi passeggeri di ieri e anche sulle linee urbane poca gente davvero. Manteniamo i servizi, il dilemma a Bolzano ad esempio, mantengono il servizio ferroviario a tutto regime, il dilemma nostro è quello di mantenere una quota minima di servizi per non incoraggiare una mobilità. Sta funzionando bene il servizio a chiamata e l'Astibus, si prenota il giorno prima per il giorno dopo, sono arrivate anche oggi 200 chiamate e domani saranno effettuati 250 viaggi, tipicamente lavoratori che alle 5:30 o alle 6 devono raggiungere i luoghi di lavoro o devono rientrare in orario tardo orario in cui non ci sono i servizi. È un buon servizio di civiltà. Grazie, grazie dottor Andreatta, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, a voi che ci avete seguito. Vi invito a rimanere ancora un minuto collegati perché vi facciamo vedere un video per rilanciare ancora una volta la web app di cui ha parlato l'assessore Segnana. A domani.